comportamentale e metacognitiva e lavoro presso la sede saronnese del centro in terapia. Vi chiedo cortesemente, prima di iniziare con l'intervento vero e proprio, se vi verranno delle domande, semplicemente delle curiosità, bisogno di approfondimento. Non soltanto domande o curiosità inerenti il mio intervento, ma anche quelli successivi, lo spazio opportuno per approfondire, rispondere alle domande, soddisfare eventuali curiosità, sarà la tavola rotonda che si terrà alle 14:30 con me e i colleghi che parleranno negli interventi successivi al mio. Cos'è la terapia metacognitiva? Lo stress, può essere definito come una sindrome generale di adattamento di un organismo alle minacce dell'ambiente. Noi umani riusciamo a stressarci per cose che sarebbero del tutto prive di senso e di valore agli occhi di zebre, per esempio, come vedete nell'immagine, o di leoni. Non è infatti tipico dei mammiferi farsi prendere dall'ansia per l'ipoteca, per il fisco, perché devono parlare in pubblico, non si preoccupano del fatto che potrebbero essere divorati dai predatori o che potrebbero morire. La nostra esperienza umana invece abbonda di numerosissimi stressors psicologici. A volte è assolutamente opportuno e direi anche doveroso per noi attivare la nostra risposta allo stress, perché questa attivazione è proprio quella che ci consente di mobilitare in anticipo le nostre difese. Purtroppo capita però che questa risposta allo stress venga attivata non solo come reazione a qualcosa che poi davvero realmente accade, ma anche in previsione di ciò che potrebbe succedere, accadere in futuro. Il nostro sistema fisiologico si attiva anche quando pensiamo, quando anticipiamo una catastrofe. Quindi, al contrario della zebra, l'uomo può essere tormentato dai pensieri. Alcune persone hanno la tendenza a pensare in maniera molto negativa e ripetitiva al futuro. Si proiettano in un futuro che può essere più o meno preciso e contestualizzato. Generalmente i pensieri relativi al futuro sono introdotti dall'espressione what if? Cosa succede se? Cosa succede se mi ammalo? Cosa succede se mi licenziano? Cosa succede se il fidanzato mi lascia? Come vedete, sono tutti pensieri introdotti da queste tre paroline, negativi, che possono dare il via ad una catena di pensieri ancora più catastrofici e negativi. Quindi sono pensieri che si focalizzano prevalentemente su contenuti negativi, catastrofici, di eventi che, come dicevamo, potrebbero verificarsi in futuro. E quando questo avviene, si producono pensieri ripetitivi, negativi, proiettati catastroficamente nel futuro, insorge l'ansia. Questo processo, che è un processo cognitivo che ha appunto queste caratteristiche, si chiama rimuginio. Riassumendo, il rimuginio è quindi caratterizzato dalla ripetitività di pensieri che si focalizzano su contenuti negativi, catastrofici, di eventi che potrebbero manifestarsi in futuro. I pensieri sono generalmente vissuti da colui che rimugina come intrusivi, incontrollabili, quindi assolutamente difficili da gestire. Qual è lo scopo del rimuginio, quindi? Prevedere la minaccia e quindi mettersi in una condizione favorevole per poter anticipare il modo migliore per fronteggiare o per evitare quella minaccia. Alcune persone hanno invece la tendenza a guardarsi indietro, a guardare indietro.
quindi a produrre pensieri che generalmente sono anticipati da why, perché? Vi faccio degli esempi. Perché è successo proprio a me? Perché non riesco mai a prendere decisioni? Perché non riesco ad avere con gli altri relazioni funzionali? Perché mi sento sempre così triste, privo di energia? Quindi tendiamo ad analizzare il passato. Tendiamo a ripercorrere nella nostra mente ciò che si è già verificato, ciò che è già accaduto. Tendiamo pure a pensare in maniera ricorsiva all'evento che ha generato in noi un'emozione fortemente negativa. Oppure pensiamo alle cause e alle conseguenze di quell'evento stesso. Quindi l'attenzione è spostata sul passato o totalmente sulle proprie sensazioni, sui propri pensieri, allo scopo di comprenderne il significato, ma anche le cause e le conseguenze del proprio stato d'animo negativo. Quindi, se abbiamo pensieri costantemente rivolti al passato o al nostro stato interno negativo, emergeranno sentimenti di tristezza, di vuoto, di angoscia, quindi ci si avvicina più a quello che è l'ambito della depressione, comunque dei disturbi dell'umore. Come si chiama questo processo cognitivo? Ruminazione. È un processo appunto caratterizzato da uno stile di pensiero altamente disfunzionale e maladattivo, che si focalizza principalmente sul passato, sugli stati emotivi negativi interni e sulle loro conseguenze negative. Qual è lo scopo della ruminazione? Cercare di trovare delle soluzioni al problema, cercare di rianalizzare quello che è già accaduto, ma anche quello di comprendere a fondo il proprio stato emotivo negativo. Seppur diversi, come abbiamo visto per certi versi, questi due processi cognitivi, il rimuginio e la ruminazione, hanno anche alcune caratteristiche comuni. La ripetitività. Nel rimuginio, come nella ruminazione, si producono pensieri sempre uguali che tendono a ripetersi costantemente nel tempo. La negatività, ovvero sia la tendenza a pensare sempre a cose negative che potrebbero succedere, e questo è il caso del rimuginio, o che si sono già verificate, ruminazione. L'incontrollabilità, ovvero sia il soggetto che rimugina o rumina, si sente totalmente incapace di controllare, fermare, gestire i propri pensieri negativi ripetitivi. I pensieri nel rimuginio e nella ruminazione hanno un contenuto prettamente verbale, sono cioè caratterizzati più da frasi che il soggetto tende a ripetersi mentalmente in una sorta di dialogo interiore che da immagini mentali. L'astrattezza. Queste tipologie di pensiero non portano mai ad un'azione concreta, mirata, funzionale, tendono soltanto a far sì che il soggetto produca solo altri pensieri. Le persone che tendono a rimuginare o a ruminare, riferiscono molto spesso di sentirsi stanche, affaticate, di essere particolarmente irritabili. Quindi chi rimugina o rumina molto, avverte anche una carenza di energie, si sente affaticato, stanco, irritabile, a volte insorgono disturbi del sonno. Quindi già da questo si capisce che sono delle modalità, dei processi cognitivi assolutamente sterili. Come dicevamo, sia nel rimuginio sia nella ruminazione, i pensieri sono percepiti come incontrollabili. Quindi c'è la tendenza ad entrare in un buco nero, in un circolo vizioso, dal quale sembra molto difficile uscire. Adesso andremo a vedere un pochino, più in dettaglio gli aspetti che vanno a caratterizzare proprio questo circolo vizioso, in una formulazione del caso che ha matrice metacognitiva relativamente ad un caso, ad un esempio di rimuginio. Quando si inizia a rimuginare, quello che avviene è che alla mente del soggetto compare il cosiddetto pensiero trigger, che non è altro se non il pensiero scatenante, il pensiero grilletto, il primissimo pensiero che arriva alla nostra mente.
Il pensiero trigger viene notato, gli si presta attenzione e da quello il soggetto tende a sviluppare una vera e propria catena di pensieri negativi che diventano via via sempre più catastrofici e che rappresentano proprio il rimuginio. Quindi il rimuginio non è altro se non questa catena di pensieri negativi, catastrofici, ripetitivi che il soggetto inizia a produrre. Ma mentre io rimugino e quindi produco questi pensieri fortemente negativi, quali sono le emozioni, gli stati d'animo che incominciano ad insorgere? L'ansia, che può assumere le forme di tachicardia, agitazione, stato di tensione, anche muscolare, sudorazione, nervosismo, sensazione di testa confusa. Ma proviamo a immaginare se questi stati cognitivo ed emotivo, quindi il fatto che continuo a produrre pensieri negativi e catastrofici e incomincio anche a sentirmi male, inizio ad avvertire un forte malessere anche fisico. Se immaginiamo che entrambi questi stati perdurino nel tempo, possiamo arrivare a pensare che il nostro corpo e la nostra mente risentiranno di questa condizione, quindi iniziamo a percepire una sensazione di pericolo. Molte persone dicono, beh, se non dovessi smettere di pensare in questo modo e non dovessi riuscire a sentirmi meglio, probabilmente vivrei una condizione di stress molto acuto. Oppure, temo che mi possa venire un infarto. O ancora, potrei perdere il controllo, potrei non essere più in grado di gestire e di controllare la mia mente. Quindi il soggetto che a questo punto inizia anche a essere preoccupato del fatto che non riesce a smettere, non riesce a interrompere questa modalità, tende a mettere in campo delle strategie per tentare proprio di gestire, di fronteggiare al meglio questo stato maladattivo. Ci sono alcune strategie più pratiche che le persone possono mettere in campo, l'assunzione di alcol o di sostanze, ma anche la distrazione, la ricerca di rassicurazione. Il sonno può essere una strategia sublimante, se dormo non penso, finalmente smetto di pensare. Ci sono però anche delle strategie mentali che le persone tendono, provano a mettere in campo per alleggerire il loro stato cognitivo ed emotivo. Molto spesso le persone, si sforzano di sopprimere i propri pensieri. Questo pensiero non lo voglio, mi fa stare troppo male, cerco di eliminarlo dalla mia mente. Oppure cerco di sostituire il pensiero negativo che mi fa stare molto male con un pensiero più positivo. Ci sono persone invece che esacerbano, amplificano ancora di più il processo cognitivo del rimuginio o della ruminazione. Fino a che non avrò capito perché sto così male, fino a che non avrò delle risposte, devo continuare a pensare a quali sono appunto le cause, a qual è l'origine del mio malessere. Ovviamente sono strategie che possono dare una sensazione di sollievo, ma soltanto transitoriamente, sia le strategie pratiche, sia quelle mentali che i soggetti tendono normalmente, abitualmente a mettere in campo, poi si rivelano delle strategie maladattive che finiscono per rialimentare il circolo stesso. In tutto ciò il soggetto inizia a sentirsi come sulle montagne russe, dalle quali non si può, anche volendo, scendere. Quindi inizia, ad esserci la percezione di incontrollabilità. Io non riesco a gestire la mia mente, non riesco a gestire i miei pensieri, i miei pensieri e la mia mente sono più forti di me, prendono il sopravvento. Allora, se il quadro è così negativo, direi, stiamo iniziando a capire che il rimuginio fa stare molto male, non serve, non aiuta, addirittura amplifica lo stato di malessere perché le persone continuano a farlo. Quindi quali sono i supposti vantaggi dell'utilizzare la propria mente in questo modo? Qua ne ho messi alcuni, ci sono persone che pensano, se penso in anticipo a quello che potrebbe succedere di catastrofico, se si verificherà realmente, allora ci avrò pensato così tanto che sarò più pronto, sarò più preparato a fronteggiare il pericolo stesso. Alcune persone pensano, beh, rimuginare mi aiuta effettivamente a risolvere i problemi. Oppure, se penso moltissimo, sicuramente sarò in grado di trovare
più rapidamente delle soluzioni. O ancora, se penso tantissimo a cose negative che potrebbero accadere, in realtà scongiuro che accadano davvero, scongiuro in questo modo che si verifichi effettivamente qualcosa di negativo. Purtroppo il circolo vizioso è attivato ancora una volta, e l'emozione negativa permane, la sensazione di incontrollabilità anche, e quindi il soggetto ha la sensazione di affogare. Presento il modello metacognitivo che viene utilizzato nel caso di disturbo d'ansia generalizzata. In realtà è semplicemente schematizzato quello che vi ho descritto finora. Come abbiamo detto, parte tutto dal pensiero trigger, che può avere contenuti innumerevoli e assolutamente diversi tra loro. La persona quindi ha il pensiero trigger, gli presta attenzione, inizia a spaventarsi o a sentirsi triste o a sentire rabbia. Dal pensiero trigger, come abbiamo detto, la persona tende ad entrare nel vero e proprio rimuginio, quindi nella produzione di pensieri via via sempre più negativi e catastrofici. Quando la persona sta rimuginando, come abbiamo visto prima, immediatamente inizierà a sentire una sollecitazione somatica, quindi inizierà a provare delle emozioni negative conseguenti, ma anche ad avvertire delle reazioni fisiologiche di malessere. Chiaro che nel momento in cui la persona si accorge di essere intrappolata in un ciclo cognitivo, ma anche di essere intrappolata nelle proprie emozioni negative e nelle reazioni fisiologiche assolutamente disturbanti, potrebbe arrivare a pensare che tutto questo stato potrebbe avere una matrice di pericolo. Come dicevamo prima, non riesco a gestire la mente, oddio, impazzisco, oddio, perdo il controllo. Quindi la persona tende, come dicevamo, a mettere in campo delle strategie pratiche, quindi comportamentali, o delle strategie cognitive. In tutto questo, la sensazione che aumenta, che si incrementa, è proprio quella di incontrollabilità dei propri pensieri e della propria mente. Quindi si parla di metacredenze negative, cioè quello che io penso di negativo in merito al mio modo di pensare e al mio modo di sentirmi. Nel contempo, la persona tende, spesso inconsapevolmente, ad attivare anche delle metacredenze positive, relative cioè ai vantaggi, ai benefici, all'utilità del processo di rimuginio vero e proprio. Ecco che ci viene in soccorso la terapia metacognitiva. Vi dico proprio due parole su cos'è la terapia metacognitiva. È un approccio psicoterapeutico di recente sviluppo che propone un nuovo modo di concettualizzare, ma anche di trattare i disturbi psicologici. Gli studi teorici nascono intorno agli anni 90, grazie ad Adrian Wells e a Gerald Matthews, e insomma iniziano a essere compiuti degli studi. Inizialmente la terapia metacognitiva veniva prevalentemente applicata al disturbo d'ansia generalizzata, ma gli studi che via via venivano effettuati ne dimostravano sempre più fortemente la grande efficacia. Quindi la terapia metacognitiva anche attualmente viene utilizzata non soltanto con i disturbi dello spettro ansioso, ma anche con i disturbi dell'umore e anche con altri disturbi presenti nel quadro delle patologie mentali. Quali sono le caratteristiche principali della terapia metacognitiva? L'attenzione viene totalmente rivolta al processo cognitivo, quello che abbiamo appena descritto, e non al contenuto dei pensieri. Il contenuto dei pensieri non viene mai analizzato, altrimenti il terapeuta finirebbe per rimuginare con il paziente. Quindi viene solo prestata attenzione al processo in modo tale che qualunque contenuto negativo poi arrivi alla mente del soggetto non gli verrà data importanza. Quindi il problema non sono i pensieri in sé, ma quanto ci troviamo a pensare, a rimanere intrappolati nei nostri circoli viziosi e a come tendiamo a reagire ai nostri pensieri. Quindi il trigger non è una situazione, non è un evento che il soggetto si trova a vivere, ma un pensiero, una cognizione, una convinzione.
3.000 pensieri al giorno, sono i pensieri che pare ognuno di noi abbia appunto ogni giorno, quotidianamente. È chiaro che nessuno di noi si occupa di 3.000 pensieri che ha nell'arco della giornata. Quindi è chiaro da un lato che probabilmente la tendenza è quella di occuparsi dei pensieri maggiormente sollecitanti, più negativi, che appunto fanno insorgere emozioni negative. Questo però significa anche che in un certo modo la nostra capacità di non prestare troppa attenzione a tutti i pensieri che arrivano alla nostra mente è già insita dentro di noi. L'obiettivo quindi principale della terapia metacognitiva non è quello di non avere più pensieri negativi. Quelli ci sono sempre, sono presenti in ognuno di noi. L'obiettivo diventa quindi quello di imparare a riconoscere che sono pensieri negativi, disfunzionali e quindi di gestirli meglio. Perché la piuma? A me dava una sensazione di leggerezza. Ci sono delle dita che si intravedono sotto, come se fosse una piuma che è lasciata andare. Ecco, il lasciare andare è proprio quello che caratterizza la detached mindfulness, che è una delle tecniche principali utilizzate in terapia metacognitiva. Con mindfulness si intende fondamentalmente la consapevolezza. Il fatto che mi rendo conto che sto avendo dei pensieri disturbanti, fastidiosi, negativi. Detached si riferisce al fatto che devo imparare a distaccarmene, ad assumere un distacco rispetto ai miei pensieri. Lasciare andare, sinonimi di lasciare andare potrebbero essere non prestare troppa attenzione, ignorare, sono tutti termini che rimandano ad una assenza di controllo volontario. Se ci pensate, le strategie mentali che ho accennato prima, che ho brevemente descritto, semplicemente menzionato, di fatto prevedono un controllo mentale, l'azione che il soggetto volontariamente mette in campo per provare a gestire i suoi pensieri, o li sopprimo, o li sostituisco con pensieri più positivi, o penso ancora di più. La chiave metacognitiva invece è proprio l'opposto. Io mi rendo conto di avere un pensiero che può essere disturbante, che può essere fortemente negativo, ma scelgo consapevolmente di non prestargli troppa attenzione. Questo un po' significa che non è necessario pensare che sia vero. Quindi non è necessario credere a tutti i pensieri che arrivano alla nostra mente. Quindi mi piace molto questa frase, don't believe everything you think, che significa proprio non credere a tutto quello che arriva alla tua mente. Io vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Credo siano pronti i miei colleghi, il dottor Simone Sottocorno, la dottoressa Gaia Buggeri, che lavorano a Saronno, presso il centro in terapia, che ci propongono un modello integrato di trattamento, per la, depressione. Vi ringrazio molto e vi, ripeto, nel caso in cui aveste domande, curiosità, lo spazio poi per approfondire i temi trattati nel mio intervento e in quelli successivi sarà, nella tavola rotonda delle 14:30. Grazie mille.